Tale allo scorso febbraio, quando una donna di 57 anni si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Terracina in preda a un fortissimo mal di testa. La 57enne, oltre a far notare la presenza di problemi alla pressione, ha chiesto esplicitamente di essere sottoposta ad un TAC. Il personale sanitario dell'ospedale invece le avrebbe soltanto fornito farmaci analgesici contro la pressione e l'avrebbe sottoposta alle analisi del sangue. Secondo loro si sarebbe trattato soltanto di un comune mal di testa e l'hanno così dimessa. Il mal di testa però non si è placato, il giorno dopo si è ripresentato ancora molto forte. A questo punto si è aggiunto anche un abbassamento della palpebra sinistra e cecità ad un occhio. Preoccupata, è tornata dal suo medico di famiglia che l'ha indirizzata al DEA di Terracina. Una volta arrivata nel corso della seconda visita, è stata sottoposta all'TAC ed è stato scoperto un aneurisma. È stata poi immediatamente trasportata all'ospedale Goretti di Latina, dove è stata sottoposta ad un intervento molto delicato di embolizzazione. Per contrastare il caso di mala sanità di cui è stata vittima, la donna si è affidata ad un avvocato che per il momento ha avviato una nota all'ASL di Latina per verificare una composizione bonaria.